Let's play. Ciao a tutti squali e pescioline e benvenuti in questo secondo episodio di questa magnifica serie su Ark in Co-op, multiplayer ovviamente su un server PvE moddato. Secondo me è il migliore che c'è in giro, anche perché tra le varie statistiche e tra le varie classifiche risulta sempre tra i primi posti. In ogni caso questa è l'unica serie in italiano che potete trovare di questa modalità, quindi se ancora non la state seguendo cominciate a seguirla dal primo episodio. Ma veniamo all'episodio di oggi e ci mancava che mi squillasse il cellulare proprio mentre faccio la intro, te pareva. In questo episodio io e Siete Spacciati vorremmo catturare un Argentavis, ma poi ci viene il guizzo, cioè io faccio, mi ha gastemato per tutto l'episodio Siete Spacciati, e insomma ho voluto catturarne non uno ma ben due. Ne sono successe un po' di tutti i colori, tra T-Rex, Boa, sanguisughe, cioè è successo il mondo, il casino bestiale, però qualcosa siamo riusciti a farla. In ogni caso dateci una valutazione alla casa che vi mostreremo ad inizio video e scriveteci nei commenti da 1 a 10 stelle per la nostra casa. Ci vediamo nel video. Ed eccoci ragazzi qui di nuovo su Ark, sono in compagnia di Siete Spacciati qui con me. Uela. Siete spacciati, non mi star così troppo vicino con una bola in mano. È Dark che mi deve fare i peggio suoni mentre sto iniziando il video, ma va bene. Ragazzi, prima di cominciare in questo episodio, probabilmente l'avrete capito dal titolo, andremo a cercare di prendere un Argentavis. Vi vogliamo far vedere però... No! No, ma sei un pezzo di merda! Ma sei un deficiente! Io ma come cazzo mi muovo? Aspetta, ma... Guarda, sto sdraiato a terra. Che figo. Grazie, molto gente. Come cazzo si... Alzati. Oh, porca. Allora, vi voglio far vedere la casa che abbiamo costruito off camera, ragazzi. Dateci un voto da 1 a 10 stelle. Quindi metteteci anche le stelline. Creative, eh? Sì, certo, in creative. Vedete, sulla destra e sulla sinistra ci sono i parcheggi di due per dinosauri così generali. Che poi non diventeranno parcheggi, ma farm, ma vabbè. Sì, vabbè, chiaro. Poi qui davanti invece ci abbiamo il recinto di cacca, perché è pieno di merda di questi parasauri, perché Lanfranco continua a catturare parasauri, non so che cazzo ce ne facciamo, ma va bene. E poi vi voglio far vedere all'interno, a parte che ci abbiamo fuochi ovunque perché ragazzi abbiamo bisogno di carbonella più che mai. Allora, questa è la zona cucina dove non c'è un cazzo se non due pestelli e sto coso che fa la musica. È bellissima sta musica, spero che la sentiate. Va bene, basta così. Spegnilo che da dopo un po' rompi i coglioni. E di qua c'è la zona crafting con due forge, perché abbiamo bisogno di craftare parecchio metallo. Quanti metalli ci è costato quel fucile che avevi in mano? 93, 92, 95, madonna, per i proiettili non oso immaginare. Non mi ricordo quanti. Ho due, uno. No, 4 metalli per ogni proiettile praticamente. C'è una cosa pazzesca. Qui abbiamo un camino con la zona notte. Cosa? No, non me l'hai dato. Dietro se lo metto. Ce l'avrei addosso. E qui abbiamo due balconi che ci danno nella zona, diciamo, crafting e nella zona cucina. Perché capite, quando uno si sveglia, tipo case americane, dice: ah, uè, bello, svegliate! E così chiami per la colazione, eccetera, eccetera. Qui invece c'è una bella finestra che ci dà sulla montagna, perché c'è quella cazzo di... c'è quella casa di merda lì che non ci fa costruire. Quindi stiamo aspettando... Che cosa hai tirato? Basta. Ah, la stai sfrecciando. Prova ad incendiarla, vedi, ci riesci. Ok, va bene. E qui sopra, salendo, si va alla zona, diciamo, terrazza, dove facciamo i festini con, ovviamente, gli pterodattili. Spero che non abbiano cagato, perché sennò ci sporcano tutta la terrazza ogni volta. Che cos'è? Ah! Oh, ma che figo! La ciminiera... Dammi l'arma. La ciminiera del camino va fin fuori. Che figa. Ok, e ovviamente anche qui non siamo riusciti a mettere le recinzioni per quella casa di merda. Ma va bene così, sono senza parole. Dammi dell'altro ossigeno, ok. Allora adesso ci sarà il vero episodio. Sì, ora ci sarà non da ridere di più, perché ragazzi abbiamo craftato... Io direi da piangere, però vabbè.
Sì, allora, vi spieghiamo quello che dobbiamo fare. Praticamente, siete spacciati, sarà sullo pterodattilo e mi afferrerà molto dolcemente. Piano, piano. Ok, mi ha afferrato. Ok, no, mi hai lasciato. Oh, aiuto. Ehi, ma riesci a prendermi? Prova. Che cazzo stai prendendo? Piano, mi metto sotto di te. Cominciamo malissimo. Ok. No. Perché scendo? Non lo sto scendendo io. Ehi, aspetta, mi metto giù. Prova a prendermi. Dannazione. Fino ad ora aveva funzionato tutto. No, mi hai mancato. Liscio? Provaci. No, giù, vieni tu sotto, vieni. Arrivo. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, scusa. È il tasto per iniziare a registrare e tira i cazzotti. Ma va bene. Okay. Ora. Allora, praticamente, ragazzi, io ho il fucile. No, è nella zona che lagga. Vabbè. Aspetta. C'ho il fucile che volevamo fare l'ottica per mirare, però cioè ci costava 40 lingotti. Sì, vabbè. Allora, ora dovremmo cercare un Argentavis. Noi ci siamo fatti anche lo Spyglass, che sarebbe il 35 qua prima. Ora manco uno. Sì, manco uno, ovviamente, perché Lanfranco, stai attento a non lasciarmi cadere proprio ora che finisco malo. Di qua è che stanno tante cose aggressive, quindi se cade, come cazzo le prendiamo? Ecco, allora, io qui, piano, cioè, ragazzi... Guarda quanta roba... eccole, giù, l'Argentavis. Dove? È giù. Eccolo, vediamo di che livello è. Piano, fermo. Usa il cannocchiale. Sì, ti devi stare fermo, dall'azione. C'è la zampa del tuo cazzo di... Fermo. Livello 5, fa cagare, cerchiamone un'altra. Vabbè. Oh, scusa. Scusa. Che mi fa spaventare? E quando devo registrare, ti dà il cazzotto. Qua va bene, no? No, qua va bene. Abbiamo trovato un Argentavis. No, non va bene allora. Allora, abbiamo trovato un Argentavis di livello 95, però dobbiamo portarlo. Che sta combattendo contro il mammut. Secondo me, passate. Allora, senti, no, facciamoci inseguire. Facciamoci inseguire. Okay, io provo a sparargli. No, aspetta. Ok, l'hai sparato. No, non l'ho sparato. Però ci sta inseguendo. Vabbè. Ok, vai. No, vai tranquillo. Non troppo veloce, sennò. No, vai tranquillo. Ce l'ho davanti a me. Pure rosso. Vai. Cammina un pochino. Dannazione. Secondo me finiremo male. Ma malo. No, ma stai tu che sei uno sniper. Sei... prima. Tutto fermo. 5 proiettili. Aspetta, no. Dannazione, sta scappando. Merda, cerchiamo di prendere. Dove cavolo vai? Argentavis. Ci sta seguendo, sì. È lui. Sì. Alto, quello... Aspetta, è lui? Porca miseria. Sì, livello 95, vai tranquillo. Vai. No, perché ci sta inseguendo. Però aspetta, potrei sparargli delle frecce narcotiche normali. Che dici? Quelle che vuoi. Per farci seguire un po' così. Vai. Scusa, tranquillo. Ragazzi, ne abbiamo trovato un altro di livello 115. Quello di prima, non so perché se n'è andato. Cazzo. Dannazione, vai. Tranquillo. Sto andando a velocità minima. Ok. Uno shift, lo brucio. Quanto c'hai di torpore? Io, 0. Ah, ok. No, perché mi sa che ti ho sparato qualcosa in faccia. No! Se ne va, dai. Qua se ne va. Fammi... Devo andare, okay. Premere avanti una volta ogni 30 secondi. Ok, ti avviso io quando andare, vai. Posso guardarmi dietro io, Bravo. Senza andare. Oh, ma dannazione. Ho detto, sto dopo male. Che raggiunge un range, secondo me, non ci capisco. Ah, cioè che dici non si allontana più di tanto dal... Esatto, dobbiamo prendere il livello 5, No, no, che livello 5? E poi expa. Ma che schifo. Ma adesso ci serve... D'appoggio. Ma no, ma non esiste. Voglio il weight. Questo qua, che livello è? 115. Sì. Oh, però qua è buono. Qua è buono. Se si addormenta. Vai avanti un pochino. No, vabbè, qua è buono, dici. Ok. Sì, vai, è buono. Teniamolo qua. Girarci. Ok, sto andando di fucile normale. Riusciremo a prenderlo, cacchio. No, lag. Porca miseria. Oh, dannazione. Quanto li leva? 39. Un cazzo. Però è buono, perché tanto non li dobbiamo far male. Dobbiamo togliere solo il torpore. Ma uno. Ah,
Cioè... la scimmia che ha fatto la merda. È vero, la scimmia lo rallenta. È slow. Grande scimmia. No, oh. Dove vai? Dove vai? È giù, è giù, giù. È giù? Sì. Oh, è giù, è giù, è giù. Oddio, no, cazzo. È acqua questa. Che è il mio, si è nato sopra, cazzo, troia. Richiamalo, richiamalo. Prendiamo questo. Che cazzo? Di carne. Allora, mettiamoli questo e questo. Ragazzi, penso che ci vorrà un po'. Ferma, scimmia di merda. Non viene più. Aspetta, vieni. Corri, Argenta. Aspetta, aspetta, che ne pigliamo due. Ne pigliamo due. Ne pigliamo due. Cazzo, il mio. Merda, vieni qua. Perché corri? Spara. Perché non spara sto coso? Ma dannazione, che casino. Vabbè, lo sparo con le frecce. Dove sta? Io sto nell'acqua, non mi fa sparare. Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato. Se n'è andato. Che ha fatto? Ma poi. Cacca sotto. Ma che bordello. Oh mio Dio. Io scendo giù di moto perché c'è l'acqua. Ok ragazzi, visto che noi siamo ingordi e non ci basta un solo Argentavis, abbiamo deciso di farci anche il secondo. Dove stanno i mammut? Su questa spiaggia, da qualche parte. No, mi sa che non è questo. Fammi provare a vedere. No, questo è un uccello di merda. Ce n'era un altro di livello 115 da ste parti. Eccolo là. È andato giù. È andato giù. C'è una rana. Non so quella rana. No, la rana non attacca. Ok. Qua io vado dall'altra. La roccia. Sì, va bene, va bene. Minchia, me ne sono rimasti solo tre tranquillizzanti. Ok ragazzi, secondo domesticamento di Argentavis. Non lo so, questo è maschio, quell'altro è femmina, per caso, giusto? Mi ricordo bene? No, sì, mo. Guarda che insegue l'uccello. Qua. Ok, bene, ci abbiamo due Argentavis in addomesticamento. Spero che non venga niente di strano in questa zona. Qua mi sa. Cazzo, T-Rex, 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 T-Rex. Porca miseria di quella porca zozza. Mi prendi, per favore? Ce ne andiamo via di qua. Qua vieni. Oh, c'è pure. Via, via, via. Qua vieni. Via. Sì, ma fatti un giro qui. Ci sarà un cazzo di Argentavis, porca miseria. Qua deve essere. Può essere che se lo sono mangiato, Mario. No, deve stare lì. Vai a trovare. Può essere che se lo sono mangiato. Vai a trovare quell'Argentavis. Dammi quanti carnivori stanno. Sì, non fa niente, dammi il pterodattilo. Io vado a cercare quel cazzo di Argentavis. Se lo sono mangiato. No, lo troverò. Fine. No. Ok ragazzi, mi sa proprio che il nostro secondo Argentavis se l'è pappato qualcuno, perché abbiamo combattuto contro T-Rex, coccodrilli, boa, cioè abbiamo combattuto contro l'Argentavis ci è venuto al mondo improvvisamente subito davanti a noi. 170, ma quanto sei bello! Non mi fai cavalcare a pelo, vero? No, non mi fa cavalcare a pelo. Senti, come lo chiamiamo? Patibolo. Patibolo, perché No, l'ho già fatto. Piccione. Piccione. Ok. Senti, la finisci di nuotare in questa melma e torniamo a casa, che mi sono già rotto le balle di questa palude. Non c'è nessuna salita, ok. Sì, di qua. Sono già rotto le balle di questa palude. Io me ne andrei di corsa perché abbiamo incontrato veramente tutto il mondo. E spero di non tornarci ormai mai più. La gente è qua. Ma dove? Il culo. Dove? Qua. Vediamo che livello è. Facciamo. Aspetta, ho quel peinotto lì. No, lo attacca. Mettilo in passivo. Ok, l'ho messo in neutrale, non in passivo. Dove sta l'altra Argentavis? È qua. Vediamo che livello è. Mi scusi, c'è un triceratopo sul balcone di casa nostra. Lo fa spostare gentilmente, signor triceratopo. Mi si sposta. Non mi cade. Porca di quella vacca. Mi è caduto il triceratopo sul balcone. Spero che Ark mi deve laggare proprio in questo momento. Certo che tra il lag di Ark e il lag di internet a sto giro stiamo andando proprio non male, malissimo. In ogni caso il nostro triceratopo si sta addormentando e ora ci addomestichiamo anche lui, va?
Ed eccoci ragazzi, con il nostro Argentavis sul tetto, siete spacciati, gli ha fatto la sella, e ora ci andiamo a fare il nostro giro sull'Argentavis. Oh, eccolo qua. Io sono stato il primo a usarlo perché ho ricevuto dei paci qui. Sì, ha trasportato il paci dall'altra casa, mamma mia quanto è bello, ma soprattutto quanto è utile. Vediamo se riesco a prendere il paci, vediamo se c'ho la mira, vai. Sì, l'ho preso al primo colpo, ma no, l'ho perso. Eh sì, perché se praticamente tocchi qualcosa con il dinosauro, lui te lo lascia. Ci sta anche, mi pare anche giusto. Insomma ragazzi, l'Argentavis lo potenzieremo praticamente solo in weight e speed. Però visto che c'ha già 1500 di weight, ora gli daremo un bel boost alla speed perché è veramente lentissimo. Dopodiché faremo le peggio catture. Siete spacciati? Sai che con l'Argentavis tutti i dinosauri piccolini li puoi prendere con le zampe, li butti in una gabbia e li addomestichi proprio easy, no, easy, easy. Non si può fare. Ho provato col dodo. Come no? Certo che si può fare. Coloptodattilo non può. Coloptodattilo no, ma con questo lo prendi, lo trasporti dove cavolo ti pare. Vabbè, forse il dodo muore. No, inteso, prova a prenderlo. A me non sono riuscito a prenderlo. Va bene, comunque anche un pachi, se tu lo prendi con l'Argentavis e lo butti in una gabbia, dopo nella gabbia, cioè una volta che è intrappolato, te lo addomestichi con calma. Anche un serpente, queste cose qui, no, forse il serpente no, però voglio dire, i dinosauri piccolini li puoi prendere tranquillamente in questo modo. In ogni caso, ora ragazzi, penso che il prossimo passo sarà quello di prenderci un Megalodon, perché in acqua siamo veramente sforniti. Non oso immaginare cosa succederà. Però la muta da sub l'abbiamo già craftata, giusto? Sì, due. Ci abbiamo le mute da sub per tutti e due. Detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao! Ed eccoci arrivati alla fine anche di questo episodio, ragazzi. Abbiamo catturato ben un Argentavis. Lo so, ne volevamo catturare due, ma ne abbiamo catturato uno solo. Siamo riusciti a prenderci i triceratopi perché ce li avevamo dall'altro lato e non li potevamo trasportare. In ogni caso, chiedendo un po' sul server, abbiamo scoperto che non si possono catturare, cioè prelevare i dinosauri con l'Argentavis, i dinosauri quelli selvatici, come accade anche nei single player, ma si possono prendere solo o player o dinosauri che sono già nostri. Quindi è una cosa che hanno disabilitato su questo server. Va bene, l'accettiamo, ci va bene così. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, commenta e condividi per sostenere la serie e per sostenere il canale. E se hai visto il video fin qui, scrivi hashtag piccione argentato, che è il nome del nostro bellissimo Argentavis. Anche se non è argentato, perché siete spacciati, l'hai chiamato argentato? Forse perché Argentavis... Vabbè, non mi faccio queste domande, ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti!